La terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri padri, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli. È con questo antico proverbio indiano che voglio inaugurare questo breve spazio di approfondimento dedicato all'ambiente e alla green economy. Ne parliamo con un ospite, il consigliere Enrico Panunzi, presidente della Commissione Ambiente. Leggo qui lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica della Regione Lazio. Benvenuto. Grazie, grazie. Allora, prima diciamo di andare proprio nel cuore di questo argomento, vorrei approfondire con il consigliere Panunzi un aspetto importante. Allora, partiamo dall'indagine Istat Dati ambientali nelle città. Questa indagine annualmente raccoglie dei dati su diversi aspetti, diciamo, delle tematiche ambientali relative ai comuni capoluoghi delle province italiane, come si parla di inquinamento acustico, si parla di rifiuti urbani, si parla di mobilità, della depurazione delle acque e anche certamente dell'aspetto energetico. Ed è di questo che oggi parleremo in questi pochi minuti. Allora, sappiamo che una delle maggiori cause del surriscaldamento globale è l'inquinamento. L'inquinamento è di tre tipi: l'inquinamento del suolo, l'inquinamento idrico, l'inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sappiamo che la maggior parte dell'energia prodotta dalle centrali termoelettriche purtroppo produce anidride carbonica, quindi polveri sottili, che è molto dannosa per l'inquinamento e chiaramente contribuisce al surriscaldamento del pianeta. Ci sono dei rapporti che esaminano questa questione, in particolare l'energia, l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ONU, l'Organizzazione Mondiale della Sanità affermano che ben 7 milioni di morti all'anno sono dovute all'inquinamento. Per quanto riguarda l'Italia, in Italia si muore di più e prima rispetto alle altre città europee proprio per inquinamento dell'aria nelle città. L'inquinamento atmosferico, infatti, che cosa provoca? Provoca delle gravi malattie cardiache, respiratorie, persino i tumori. Proprio per questo le maggiori, diciamo, istituzioni, ricordiamo anche la famosa COP21, la conferenza di Parigi che si è tenuta lo scorso anno, vero consigliere, dal 30 novembre al 12 dicembre del 2015, ben 196 paesi della comunità europea hanno sottoscritto un accordo, un patto globale, l'accordo sul clima, e si sono impegnati a ridurre le emissioni dei gas serra e quindi il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi centigradi. Ecco, questo è stato un segno molto importante perché questo è un problema molto sentito. Quindi bisogna, diciamo, privilegiare le fonti energetiche rinnovabili e ecco, proprio di questo che volevo parlare con il consigliere Panunzi. Per quanto riguarda la produzione di energia da fonte rinnovabile, l'efficientamento delle fonti energetiche, a che punto siamo nel territorio della provincia di Viterbo e nella regione Lazio? Sì, innanzitutto buonasera, grazie per l'invito. Siamo praticamente che noi per la prima volta in questa regione abbiamo dettato le linee guida per il piano energetico regionale, che è un po' la cartina di tornasole, o per meglio dire la programmazione relativa alle varie fonti rinnovabili e agli incentivi affinché esse praticamente possano prendere il posto di produzioni energetiche, appunto come lei. In maniera ben approfondita nei limiti del tempo ha accennato. E questo piano energetico regionale, che dovrà trovare presto gambe con disposizioni precise, si rifà anche all'Agenda 2020 relativamente a quel mix necessario praticamente per far sì che ci sia un incentivo e un investimento, che poi può essere anche un investimento, come è solito dire oggi, circolare, che può ritornare utile nell'economia globale per una serie di motivi e di ricadute che ha nel territorio, se non altro le prime, quelle relative alla salute dei viventi. Io quando parlo di viventi parlo di uomini, insomma, di tutti gli esseri viventi che abitano questo nostro pianeta. In effetti le forzature vengono da una progressione senza limiti che si è avuta negli anni, e da salutare in maniera positiva la presa di posizione ultima della Cina e degli Stati Uniti, che hanno rivisto le loro posizioni, e del resto le variazioni climatiche sono epocali e hanno destato negli anni le peggiori catastrofi. Noi stiamo praticamente andando avanti con un programma relativo all'efficientamento, con dei bandi precisi,
che riguardano l'intero territorio regionale. L'anno scorso abbiamo fatto 60 milioni di euro. Nei prossimi bandi europei larga parte è, diciamo, destinata soprattutto all'ambiente e alla green economy, e anche perché, mi riferisco ad esempio al fatto della bioedilizia, noi dovremo adempiere a delle normative europee che arriveranno nel 2020 e diventeranno impossibile, se non improponibile, cercare dei modi di costruzione ormai superati, obsoleti, perché noi è dal ciclo originario, dal ciclo produttivo originario, sia esso in qualsiasi campo della manifattura, dell'artigianato, dell'industria, ma anche alimentare, che dobbiamo cominciare a pensare un modo diverso di vivere la nostra vita e di programmare il nostro futuro. Proprio per rispondere a quel proverbio, per così dire, a quel adagio indiano, Sì. che noi abbiamo in prestito questo patrimonio e dovremmo. E qui ci aiuta anche qualche reminiscenza evangelica, Sicuramente, infatti, lasciarlo in maniera migliore di come ce l'hanno dato in prestito. sicuramente così arriva il Fino ad mensile. oggi non mi pare che ci siamo tanto riusciti, però è un impegno che va anche, che è propedeutico a tutti gli altri impegni della vita. Senza questo Certamente. probabilmente non potremo ragionare di tante e tante altre cose come facciamo. Certamente. Ora, consigliere Vanunzi, innanzitutto la ringrazio per questa sua risposta. Prima, diciamo, di concentrarmi più nello specifico nella Green Economy, volevo proprio completare un po' l'accenno che avevo fatto prima. Avevo citato la COP21, la conferenza internazionale di Parigi per l'accordo sul clima, ma ci sono molti altri personaggi noti all'opinione pubblica. Il presidente Obama degli Stati Uniti ha detto: noi siamo l'ultima generazione, la prima generazione a subire l'impatto climatico e l'ultima generazione a poter fare qualcosa. Poi personaggi del mondo dello spettacolo, Leonardo DiCaprio e molti altri, ma in particolare proprio Papa Francesco, perché Papa Francesco lo scorso anno ha promulgato un'enciclica sull'ambiente, laudato sì sulla cura della casa comune, e consigliere Panunzi, ho avuto l'opportunità e veramente la gioia di poter partecipare alla promulgazione dell'enciclica. Io ero presente alla Santa Sede presso l'Aula Nuova del Sinodo, dove è stata proprio promulgata ed esaminata nei vari aspetti questa enciclica. Perché mi ci voglio soffermare? Perché l'incontro è stato chiaramente organizzato dal padre Federico Lombardi, che ha un po' coordinato i vari interventi. Ben cinque studiosi, pensi, consigliere Panunzi, hanno esaminato l'enciclica di Papa Francesco, ognuno un aspetto diverso. Mi ricordo l'Eccellenza, il Metropolita di Pergamo, mi ricordo il Cardinale Turkson e soprattutto il professor John Schellenhuber, del fondatore e direttore dell'Istituto di ricerca per l'impatto climatico. Lui ha fatto vedere, consigliere Panunzi, ha fatto vedere veramente tramite una presentazione in PowerPoint lo scenario. Ha esaminato questo aspetto dal passato fino ai nostri giorni, quello che accadrà anche nel futuro, vale a dire nei prossimi 150-200 anni, se non si compiranno delle scelte diverse, il livello del mare si innalzerà. Quindi si innalzerà di almeno 9 metri. In alcune città italiane, Venezia, Pisa, la Costiera Amalfitana, buona parte della pianura padana, Amalfi, rischiano di essere sommerse dalle acque. E non solo, nel 2500 questo studioso ha detto che il livello del mare si potrà innalzare di almeno 50 metri. Quello che abbiamo visto è stato veramente drammatico. Quindi per dire, ecco, che ormai questo problema è all'attenzione di tutti e non ci si può più nascondere. Ecco, bisogna fare delle scelte diverse. E proseguiamo ora, consigliere Panunzi, con l'argomento della green economy. In particolare lei prima ha citato la bioedilizia, perché la bioedilizia e le fonti rinnovabili sono i settori, diciamo, più promettenti della green economy. La green economy è stata considerata anche dagli studiosi come una risorsa molto importante per l'Italia, per l'Europa, per uscire dalla crisi. Leggendo i rapporti, ci sono veramente una grande domanda di lavoro è stata soddisfatta proprio da questo settore. Sono nate nuove figure professionali. Ecco, mi dia un suo commento su cosiddetti questi green jobs, i lavori verdi. Beh, diciamo che buona parte dell'occupazione, o di nuova occupazione in questa nostra regione, anche nella nostra provincia, arriva proprio da questo comparto, oltre all'agricoltura, anche da questo comparto. E arriva da questo comparto per due ordini di motivi. Il primo, quello che lei ha accennato, che è una sfida, per così dire, epocale, ne va proprio del futuro della nostra esistenza. E l'altro, perché ci sono norme abbastanza ormai cogenti che ci portano a pensare
di progettare e costruire le abitazioni, i manufatti in maniera diversa, con tutta una serie di accorgimenti che vanno dal risparmio energetico relativo al riscaldamento, relativo all'uso dell'acqua, che come sapete non è un bene illimitato, e relativamente anche a quelle che sono praticamente le fonti energetiche che possono, per così dire, sostituire quelle classiche che da tempo, che peraltro in Italia, come sapete bene, hanno un peso rilevante nel costo di produzione, visto che noi abbiamo uno dei più alti costi per l'energia elettrica dei paesi occidentali o quelli, per così dire, sviluppati. Quindi, oltre a questi adempimenti, c'è tutta una procedura e in questo periodo fioriscono praticamente anche non solo scuole di pensiero, ma studi appropriati, corsi specifici, perché dobbiamo camminare molto più veloce. Noi siamo in ritardo pazzesco su questi temi. Probabilmente questi temi sono solo accennati, quindi io ho accettato di buon grado di essere presente in questa trasmissione per far sì che si cominci a parlare, perché poi il 2020 è fra 4 anni. Qui, non so se ci rendiamo conto che probabilmente questo tema è largamente dibattuto e alquanto sconosciuto, e Infatti. quindi noi dobbiamo, questo gap lo dobbiamo colmare rapidamente, anche perché questi modi di produzione diventano strategici e diventano anche, per così dire, la risposta necessaria a quello che è un modo, diciamo semplicistico, diciamo primordiale, ma che si trascina da anni, di pensare e progettare il nostro futuro. Bravissimo, consigliere Banunzi, perché lei ha affrontato un aspetto molto importante, ha parlato di corsi e io mi collego proprio a questo. In tutta Italia proprio ci sono dei corsi appositamente che vengono organizzati proprio per approfondire il discorso della green economy. Sono corsi gratuiti ai quali partecipano tutti gli imprenditori, partecipano le categorie dei liberi professionisti, anche studenti universitari, laureati, neolaureati ed altre categorie di persone. Cosa accade all'interno di questi corsi? Si vanno a dare delle informazioni più specifiche in merito alla green economy, in merito alle energie rinnovabili che sono, e alle opportunità offerte da questo settore, che sono molteplici. Innanzitutto di risparmio si parla di guadagno, si parla di attenzione all'ambiente e quindi anche al sociale, ed ecco perché partecipano diverse categorie di persone. Si tengono in tutta Italia questi corsi, anche nella regione Lazio, a Roma e nelle altre città del Lazio, e sono serali. Chiunque volesse partecipare, ecco, tra breve darò le informazioni necessarie, ma vorrei concludere questo incontro con un argomento, ecco, una novità che le dico anche a lei, consigliere Vanunzi, perché Prego. nell'ambito di questi corsi si affrontano un po' tutti i settori della green economy. Sicuramente si parla di fotovoltaico. Riguardo al fotovoltaico è proprio uscita una novità, consigliere Panunzi. Si parla spesso, credo che lei abbia sentito parlare di batterie per accumulo Certo. dell'energia. Bene, la maggior parte delle aziende stanno cercando di capire come migliorare l'efficienza delle batterie, lo stato delle batterie, perché sono molto innanzitutto costose, ma non sono affidabili, diciamo, al 100%. C'è chi sul mercato ha proposto un nuovo sistema, un sistema innovativo, consigliere Panunzi, di ricarica di energia senza avere una batteria, è un sistema unico, molto vantaggioso perché ha zero costi. E all'interno di questi corsi si parla anche di questo, quindi insomma questa è proprio una novità del mercato di questo momento. Per partecipare a questi corsi do le informazioni necessarie, basta inviare un'email a corsi.greeneconomy@gmail.com. Si deve inviare un'email indicando il proprio nome, cognome, recapito di cellulare, si verrà richiamati chiaramente per l'iscrizione nei tempi giusti. Bene, consigliere Panunzi, io la ringrazio per essere intervenuto, per aver dato il Prego. suo prezioso sicuramente spunto, ecco, a questo argomento, per avermi aiutato, diciamo, ad approfondire questo argomento. Mi congedo dai telespettatori, dando appuntamento al prossimo TG Magazine. Arrivederci.